Facciamo un po' di chiarezza su quella che è la vicenda delle scuole Martini di Monsummano Terme. I ragazzi non cominceranno l'anno scolastico nella propria scuola, ma nell'ex edificio che ospitava le ex scuole, nell'edificio che ospitava le ex scuole Arinci. Questo perché? Allora, questo perché i lavori sono ancora in corso. I lavori sono in corso di svolgimento perché è stata richiesta dalla direzione dei lavori stessa che sta operando e che ha operato nel corso di tutta l'estate all'interno della scuola una proroga di 70 giorni. Quindi i lavori dovevano terminare il 19 di agosto e termineranno invece il 28 di ottobre 2019. Il ritardo sui lavori di fatto è abbastanza naturale perché sono state trovate all'interno della struttura delle difficoltà che precedentemente non erano state evidenziate nel progetto. Sono stati trovati da bonificare dei piccoli giacimenti di amianto che dovevano essere appunto regolamentati e anche delle murature avevano bisogno di un consolidamento diverso rispetto a quello del progetto. Quindi è stata necessaria una variante al genio civile competente e quindi questo ha rallentato un po' l'iter delle procedure. Stiamo parlando di lavori per adeguamento di stabilità e verifica sismica. Si sta parlando di un miglioramento sismico e di un adeguamento statico. Inoltre, verranno superate le barriere architettoniche all'interno della scuola con l'inserimento di un blocco ascensore. Questi 70 giorni in più che sono stati richiesti dalla direzione dei lavori saranno utilizzati per fare l'impianto elettrico nuovo della scuola, quindi hanno anche il ritardo di fatto stiamo già cercando di assorbirlo. I lavori sono continuati nel corso di tutta l'estate, senza interruzione di sorta. Stiamo progressivamente sistemando tutti gli edifici scolastici, grazie ai bandi Smart della Fondazione Caripit e ai finanziamenti della Regione Toscana abbiamo il quadro completo delle scuole sul territorio. Stiamo risolvendo piano piano tante emergenze. Proprio oggi so che i lavori di efficientamento energetico alle scuole Michini-Fucini sono stati ultimati. Erano lavori di circa di un importo pari a 102.000 euro, interamente finanziati dalla Regione Toscana. E anche sulle Martini, che erano lavori di 800.000 euro, ben 400.000 euro sono stati finanziati dalla Regione Toscana. Abbiamo in campo a maggio, entro maggio, dobbiamo fare i lavori all'asilo nido e alla scuola Falcone, anche lì per un importo di circa 600.000 euro, di cui più di 500.000 anche questa volta sono finanziati dalla Regione Toscana. Quindi i ragazzi cominceranno l'anno scolastico nell'ex edificio Arinci, della scuola Arinci. A gennaio, quando all'inizio delle scuole dopo la Befana, saranno risistemati nella loro scuola Martini, che è la loro sede ufficiale. Sì, dovrebbe essere questo il piano, l'ultima tappa da fare. Questo anche per riuscire a dare risposta alle attività commerciali che insistono su Viale Martini e che in questi anni sono stati penalizzati per la mancanza della scuola. Però riteniamo che la sicurezza dei bambini e la forza delle strutture scolastiche sia una sfida a cui non possiamo in nessun modo rinunciare.